Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le conferenze sulla gestione del denaro. Questi incontri rientrano nella serie di conferenze online dal titolo Nutrire la speranza dallo schermo all'incontro. Sono incontri promossi dal Dipartimento Ministeri Personali e Scuola del Sabato della Chiesa Avventista del Settimo Giorno e in questo caso anche in collaborazione con la Fondazione Adventum, Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura ONLUS e Ministeri per la Gestione Cristiana della Vita. E io sono Daniele Amodeo, con me anche oggi Franco Evangelisti, presidente della Fondazione Adventum. Ciao Franco e benvenuto. È il microfono. Ciao, buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Grazie anche di essere qui con noi oggi. Anche oggi una puntata molto pratica, vero Franco? Daremo molti consigli a chi ci sta seguendo, sempre ovviamente sulla gestione del denaro. Esatto. Prima di iniziare ricordiamo che anche alla fine di questo incontro è previsto un momento di dibattito. Ormai chi ci ha seguito negli scorsi incontri conosce un po' la nostra scaletta, quindi vi ricordiamo che già da adesso potete scriverci in chat e poi nel momento dedicato al dibattito leggeremo le vostre domande, le vostre considerazioni. In questi incontri, insieme a Tamara Pispisa, che è il segretario della Fondazione, abbiamo fatto un percorso conoscitivo sull'attività di Adventum. Abbiamo visto i servizi che offre, come è possibile accedere a questi servizi, a chi sono rivolti e oggi scopriamo quali sono i criteri di meritevolezza per accedere ai prestiti di garanzia che ricordiamo sono rivolti a soggetti sovraindebitati e a rischio usura. Si tratta di criteri stabiliti direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Guardiamo insieme il video. Si tratta di criteri di meritevolezza che ci vengono direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprio il ministero che mette a disposizione i fondi di garanzia che vengono poi gestiti dalla Fondazione Adventum, così come da altre fondazioni, per appunto presentare le garanzie alle banche in favore di persone non più bancabili. Andiamo a vedere quindi quali sono i criteri di meritevolezza richiesti. In primo luogo si chiede che il richiedente si possa verificare che il richiedente abbia un effettivo stato di bisogno e che poi, secondo aspetto, l'indebitamento sia un indebitamento avvenuto per motivi seri, per motivi importanti. Ancora, si cerca di comprendere quale sia la situazione nella quale si muove l'indebitato e come sia avvenuto il sovraindebitamento e quanto ci sia rischio di usura se non si interviene per supportare la persona richiedente. E infine, un ultimo aspetto è che ci sia da parte del richiedente, una volta richiesto questo nuovo finanziamento e ottenuto, la possibilità di restituzione del debito. E qui su questo aspetto mi voglio fermare un momento perché è importante comprendere questo. Nel momento in cui la fondazione, attraverso i fondi di garanzia del MEF, si fa garante presso una banca convenzionata, sta aiutando la persona però a contrarre un nuovo debito. Nel momento in cui non dovesse esserci capacità di restituzione poi della rata mensile, ecco che la persona richiedente andrebbe a trovarsi con una situazione debitoria ancora più compromessa. Ecco perché è importante fare questo tipo di valutazione e fare in modo che il finanziamento dato attraverso l'intervento della fondazione sia un finanziamento e quindi un indebitamento sostenibile poi mensilmente dalla persona richiedente, altrimenti la sua situazione potrebbe diventare ancora peggiore rispetto a quando si è presentato alla fondazione. Bene, a questo punto io vi saluto, il nostro piccolo ciclo di informazione si conclude qui, ma vi invito ad andare a visitare il nostro sito www.adventum.org dove potrete trovare queste stesse informazioni, ma molto altro. Bene, grazie mille, ringraziamo Tamara ancora una volta per questi quattro approfondimenti che ha fatto sulla Fondazione, molto chiari, molto semplici, che ci aiutano a capire anche appunto i servizi che offre Adventum. Adesso ascoltiamo una testimonianza raccolta da Annalisa Campagni, che è l'operatrice di Adventum, che segue tutte le pratiche, tutti come dire, i servizi che porta avanti. Quindi dalla sua voce ascoltiamo un'esperienza raccolta e come Adventum è riuscita a dare una mano concreta a questa persona.
Nel novembre del 2021 una signora ci aveva chiesto aiuto per la situazione debitoria della sua famiglia. Nella premessa aveva già chiarito che aveva capito l'importanza di gestire con più attenzione e costanza le spese, ma che in quel momento lei e il marito si sentivano in serie difficoltà. Ci aveva detto che viveva come una situazione di rischio. Il marito lavorava come dipendente a tempo indeterminato presso un'azienda privata e lei era commessa in un supermercato con un contratto a tempo determinato. A loro carico avevano i due figli di 10 e 5 anni. Per alcuni mesi durante il lockdown il marito era stato messo in cassa integrazione dall'azienda e il minor reddito che percepiva aveva incrinato la regolarità nel pagare le spese familiari e i debiti. Inoltre, il padre dell'utente aveva avuto un grave incidente d'auto all'estero, quindi la coppia aveva dovuto affrontare spese improvvise per il trasferimento, viaggi, la riabilitazione. Abbiamo chiesto allora alla signora di elencarci le uscite mensili fisse e di incrociarle con gli estratti conto, questo per verificare eventuali spese extra che potevano esserle sfuggite. Ma nel complesso le uscite erano coerenti alle esigenze di quattro persone. La famiglia viveva in affitto, pagato regolarmente, e per quanto riguardava invece la voce dei debiti, avevano la cessione del quinto sullo stipendio del marito e una rata mensile per un prestito al consumo, era l'acquisto dell'auto. Abbiamo così invitato la signora a compilare lo schema delle entrate e uscite mensili, di modo che prendesse coscienza meglio dell'andamento delle spese, e insieme abbiamo evidenziato che nonostante il periodo di cassa integrazione e le spese inaspettate scaturite da quell'incidente del suocero, i debiti non presentavano ancora morosità. Quindi, a quella data, fermi restando i due redditi, non si poteva parlare di sovraindebitamento. Chiarito questo aspetto importante, abbiamo caldeggiato la signora a continuare a seguire fedelmente la pianificazione dei debiti per liberare lo stipendio da finanziamenti e di non impegnarlo di nuovo né nella rinegoziazione della cessione né nel rinnovare altri prestiti. Anzi, nel guardare alla gestione dei mesi successivi, abbiamo visto insieme che era bene inviare le tredicesime in un conto dedicato alla voce risparmi per eventuali spese imprevise o necessità della famiglia. Chiaramente il rapporto con la signora è ancora aperto nel momento in cui dovesse cambiare qualche aspetto. Grazie, ringraziamo Annalisa Campagni per questa testimonianza e anche per il tutto il lavoro che fa quotidianamente. Franco, in questa storia che abbiamo ascoltato, in realtà ci dimostra come non se basta anche una rigestione delle finanze per trovare una soluzione e riequilibrare un po' la situazione. Quindi non sempre è necessario un intervento con un prestito di garanzia. Infatti, molto spesso, grazie a una rielaborazione, a una presa di coscienza di quelle che sono tutte le proprie entrate e uscite, ci si rende conto che non c'è bisogno, bisogna semplicemente riorganizzarle e esserne forse più consapevoli. Certo, un'altra cosa importante che ci ha detto Annalisa è che comunque Adventum segue costantemente queste persone e interviene nel momento in cui la situazione dovesse cambiare. Certo. Bene, quindi un ottimo servizio e anche, come dire, una presenza costante nelle persone che magari hanno difficoltà nella gestione finanziaria. Adesso momento di riflessione insieme al pastore Giuseppe Cupertino, responsabile nazionale dei ministeri per la gestione cristiana della vita. Come le altre volte ascolteremo un commento, una parabola che ha a che fare con il denaro, con i soldi. Ascoltiamola insieme. Diceva anche ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di aver dissipato i suoi beni. Il padrone lo chiamò e gli disse: «È vero quello che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione
perché da questo momento non potrai più amministrare. L'amministratore disse fra sé: «Che cosa farò ora che il mio padrone mi ha tolto l'amministrazione? Non ho forza per zappare e a chiedere l'elemosina mi vergogno. So io che farò perché quando mi sarà tolta l'amministrazione mi accolgano nelle loro case». Chiamò ad uno quelli che avevano debiti con il suo padrone e disse al primo: «Tu quanto devi al mio padrone?» Quello rispose: 100 barili di olio». Gli disse: «Prendi il tuo foglio, siediti e scrivi 50». Poi disse ad un altro: «E tu quanto devi?» Quello rispose: 100 misure di grano». Gli disse: «Prendi il tuo foglio e scrivi 80». Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. Infatti, i figli di questo mondo, nei loro rapporti con gli altri, sono più astuti dei figli della luce. E io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza ingiusta, perché quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle tende eterne. Chi è fedele in cosa di poco conto, è fedele anche in cosa importante, e chi è disonesto nelle piccole cose, è disonesto anche in quelle importanti. Perciò, se non siete stati fedeli nella ricchezza ingiusta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e Mammona. Siamo arrivati a commentare una quarta parabola sulla gestione del denaro. Invito chi è curioso a rilevare quante parabole raccontate da Gesù fanno riferimento al denaro e al mondo economico. E rimarrà sorpreso. Questa parabola però disorienta e lascia interdetti, molto più di altre. Il padrone e il maestro loda l'amministratore che è un imbroglione, compie un'apologia di reato, pronuncia un'ode alla disonestà che contraddice tutti i valori della Bibbia che conosciamo. Perché? Questa parabola stabilisce in modo definitivo l'incompatibilità tra la logica di Dio e quella che siamo abituati ad applicare noi umani. La passione di noi umani per il denaro è palese, imperante, ne siamo tutti affascinati, la sua attrazione è fatale. Fin da bambini impariamo quanto sia importante il denaro e non serve nessuna liturgia, nessun culto di adorazione dedicato. Per capirlo basta osservare, e i bambini in questo sono dei fenomeni, la venerazione che ne abbiamo nel quotidiano, l'impegno che mettiamo a procurarcelo, l'invidia che proviamo per chi ne possiede tanto. È proprio questo il tema della parabola. L'amministratore viene colto in fallo dal padrone perché ha messo in atto una scorciatoia per fare più soldi. Come spesso accade nel mondo degli affari, e non solo, lo fa a scapito di altri che ne avranno di meno. Il padrone elogia l'amministratore quando quest'ultimo capisce che il denaro non è un fine, ma è uno strumento, un mezzo per raggiungere altri obiettivi. Nel caso specifico, lo strumento che gli permette di costruire relazioni positive con i possibili futuri interlocutori. Proprio quello che Dio chiede a tutti noi: agire nel presente per un futuro migliore, in attesa del regno che viene e nel quale le relazioni saranno perfette. Dio rivendica il valore della relazione. Contrariamente a quanto siamo stati educati a pensare, tutto il resto non conta niente, anzi è un impedimento. Non potete servire Dio e Mammona, dichiara Gesù, perché Mammona, il Dio denaro, rende schiavi. Il Dio rivelato da Gesù costruisce relazioni anche a costo di rinunciare al prestigio della sua divinità e della vita stessa. Grazie, ringraziamo ancora una volta Giuseppe Cupertino per questa interessante riflessione.
Adesso Franco, io anche oggi ho delle domande da farti perché sono rimasti dei dubbi sulla gestione delle finanze e crediamo insomma che anche chi ci sta seguendo ha delle domande, delle curiosità sul tema. Quindi vi ricordiamo che potete scriverci in chat. Abbiamo anche una domanda per voi. La domanda è questa: chi gestisce i soldi nella tua famiglia? Si tratta di un'attività condivisa con tutti i membri? Pensi sia giusto che tutti i membri siano partecipi della gestione finanziaria? Ecco, fateci sapere cosa ne pensate, qual è la vostra esperienza di gestione finanziaria, ovviamente, e diteci come vi siete trovati, come vi trovate con questa scelta. Vi ricordo anche che potete fare delle considerazioni e delle domande in merito alla riflessione che abbiamo appena ascoltato e seguito di Giuseppe Cupertino. Franco, martedì, la scorsa volta abbiamo parlato, ci ha dato insomma degli strumenti pratici molto utili per la gestione delle nostre finanze. Possiamo fare un veloce ripasso? Allora, certamente il ripasso generale però dovrebbe partire dal fatto, come accennato da Giuseppe, che il denaro è uno strumento e non è un fine. Questo è fondamentale, e è fondamentale ricordarci che lo strumento ci deve permettere di vivere non solamente aiutando a rispondere a certi bisogni, ma a vivere nella totalità. Tenendo presente non solamente gli aspetti più materiali, ma anche gli altri aspetti che il denaro può aiutare a seguire, a realizzare in maniera corretta. E poi, cosa fondamentale, sono le relazioni evidentemente con le altre persone, ma la relazione anche con il trascendente, con Dio, perché anche qui, se io ho imparato a gestirlo, ho imparato anche ad avere un rapporto con il mio trascendente che in qualche modo mi benedice aiutandomi a capire come funzionano le cose. Sicuramente però arrivando alle cose più pratiche, la volta scorsa abbiamo parlato del diario finanziario, che è uno strumento molto utile, poco usato purtroppo, che prevede una perfetta consapevolezza di quelle che sono le mie uscite e entrate giornaliere. Quindi si tratta di prendere un quaderno, scaricare un'app perché ce ne sono tante e segnare. L'ideale sarebbe per un anno, ma almeno per qualche mese, almeno per un mese, tutte le entrate e tutte le uscite che io ho in quel periodo. E così mi renderò conto che ci sono tante entrate, ma soprattutto tante uscite che sono variabili, che sono extra, e quindi posso avere la certezza che se ne sono consapevole posso poi evidentemente controllarlo. Ma questa non è la sola cosa che noi abbiamo visto la volta scorsa. Sì, abbiamo anche, ci hai presentato anche il bilancio familiare, che è un altro strumento molto pratico per gestire appunto le risorse e le entrate familiari. Da quali presupposti si deve partire? Ecco, allora, il bilancio familiare è fondamentale gestirlo, come dice la parola, se è possibile in famiglia, cioè coinvolgendo tutti i membri della famiglia in modo che tutti siano consapevoli di quello che è il bilancio della famiglia. Poi evidentemente questo dovrebbe essere fatto almeno per un anno, perché così io mi rendo conto effettivamente di qual è il flusso di entrata e di uscita, però è organizzato in una maniera molto semplice, non è che bisogna fare chissà quali cose, basta prendere dei fogli, da una parte si scrivono le entrate, dall'altra parte si scrivono le uscite, e in questa maniera, piano piano, si viene a sapere qual è il costo della mia famiglia, diciamo, quanto mi costa gestire la mia famiglia. E poi non dimenticare mai che questo deve essere in vista di un benessere totale, come si diceva prima, della persona che lo compila, ma anche delle persone che gli stanno intorno, ricordandoci sempre che le emozioni sono molto forti nella nostra gestione del denaro e non sempre sono utili in senso positivo a gestire le mie uscite soprattutto.
Di conseguenza, quando io ho il mio bilancio familiare, io so quali sono le entrate e le uscite, posso inserire il tema dei risparmi e posso avere la piena consapevolezza delle spese fisse e delle spese variabili. Sulle spese fisse generalmente si può risparmiare poco, anche se si può risparmiare, sulle spese variabili sicuramente si può fare più attenzione. E poi un altro suggerimento che abbiamo dato la volta scorsa era di scrivere, di organizzare in anticipo quali sono gli acquisti e non fare degli acquisti appunto spinti dall'emozione, così al momento ho deciso di comprare questa cosa, ma perché? Ti è veramente utile? Perché troppo spesso dimentichiamo di essere in un ambiente, l'ambiente nel quale noi viviamo, no? La nostra città, la vita che noi viviamo, piena di pubblicità, piena di messaggi che mi dicono spendi e addirittura mi dicono prendi in prestito, se non hai soldi, tanto te li prestiamo noi. Ecco, quindi io devo essere consapevole che questo è un meccanismo che porta a spendere e io devo, nella mia gestione del bilancio familiare, esserne consapevole. Non stiamo dicendo di non spendere, stiamo dicendo di avere consapevolezza. Grazie. A proposito appunto di spendere, ultimamente negli ultimi anni i metodi di pagamento si sono realmente moltiplicati e il contante, che è il primo che è nato, l'abbiamo visto insieme tra l'altro a Simone Venuti negli scorsi incontri, è sempre quello meno utilizzato. Franco, quali sono questi metodi di pagamento e anche come comportarci nei confronti appunto delle nuove modalità? Allora, questo è un punto molto importante perché mentre i soldi che io ho nel portafoglio, se li spendo, diminuiscono, quindi fisicamente io vedo il denaro che esce e quindi diminuisce nel portafoglio, con le carte di credito, con le carte di debito, quindi la carta di credito è quella che mi permette di pagare quando io ho fatto l'accordo con la banca, ma generalmente il 15 del mese dopo, anche se io non ho i soldi. La carta di debito è invece il bancomat, diciamo come il bancomat, per il quale io ho bisogno che ci siano dei soldi. Quindi c'è già una differenza. La carta di credito io vado in debito con la mia banca. La carta di debito, il bancomat, vuol dire che piano piano i miei soldi escono, quindi anche se non me ne rendo conto, io in realtà sto pagando e se non pago, alla fine comunque ci sono delle difficoltà. Poi ci sono le carte prepagate, ci sono le possibilità tipo, che ne so, il Telepass, la carta carburante, ci sono un sacco di sistemi, poi oggi ci sono i sistemi elettronici di pagamento, il mobile pagamento che si paga anche con il telefonino, quindi ci sono un sacco di sistemi di pagamento. Dobbiamo ricordarci che tutti questi sistemi io li devo sapere, li devo controllare, perché non vedo l'uscita di denaro, ma alla data stabilita queste cifre mi vengono addebitate in banca e quindi quei soldi ci devono essere per poterli pagare. Detto così, un'aggiunta di informazione, noi qui in Italia sappiamo che possiamo pagare fino a 5 euro in contanti o con la carta di credito, ma da 5 euro in su l'esercente è obbligato a accettare la carta di credito. Quindi se non lo vuole accettare è in torto, diciamo. Poi questo è un problema che mi regolo io con il commerciante. Mentre fino a qualche giorno fa, dal primo di gennaio, il limite di pagamento in contanti era 1000 euro, adesso l'hanno riportato a 2000 euro, ma pare che entro quest'anno poi ritornerà a 1000 euro. Quindi per gli acquisti in contanti non posso acquistare qualsiasi cosa in contanti, perché se supera i 2000 euro sono obbligato a usare un sistema di pagamento, si dice tracciabile, cioè che evidentemente da qualche parte si possa vedere che effettivamente ho pagato quella cosa. L'ultima cosa da dire, molto importante, è che ci sono delle carte
di credito che si chiamano revolving, che sono carte particolari molto facilmente ottenibili, che sono molto molto care come interessi. Sono molto facili da ottenere, ma sono molto care come interessi. Possono arrivare a interessi che superano il 18%, che è la media. E oggi pagare il 18% di interessi sul denaro è una cifra folle proprio, no? Ma queste carte, diciamo, noi come fondazione sconsigliamo assolutamente di utilizzarle, come se non ci fossero, diciamo. Proprio perché è un meccanismo che in questo momento non è il caso di andare a vedere, ma è un meccanismo che può diventare perverso. Noi riceviamo molti nostri assistiti che ne hanno presi addirittura 3, 4, 5 e non si rendono conto che stanno pagando cifre spropositate di interessi su cifre in realtà prese molto basse, e quindi sono veramente disastrose da questo punto di vista. Quindi io vi consiglio, se vedete carte revolving, no, quelle non le prendo, perché non è vantaggiosa. Lo abbiamo detto anche nelle scorse puntate, e lo stiamo dicendo anche adesso, la semplificazione dei pagamenti attraverso l'utilizzo di carte di vario genere, adesso ce lo dicevi tu, la possibilità di pagare anche con lo smartphone, e quindi questa, come dice, queste nuove modalità ci inducono a un acquisto sempre più semplice, a una pratica sempre più naturale. Adesso non devo nemmeno tirar fuori i portafogli, prendere la carta, di plastica ovviamente, ma devo soltanto avvicinare il cellulare al sistema per effettuare un acquisto. E questo appunto è un cambiamento di tendenza veramente importante rispetto al passato. Come possiamo controllare questi comportamenti? Perché poi appunto, come ci dicevi tu, ci inducono a un acquisto facile, magari quando non possiamo permettercelo realmente. Allora, questa è una bella domanda, perché è utile per tutti. Allora, chi ha anche denaro, diciamo, e non ha bisogno di contarlo in maniera esagerata, può comunque risparmiarlo per utilizzarlo in maniera diversa, in maniera forse più opportuna, o far beneficenza, insomma, sono cose che sono utili per tutti. Allora, di solito noi consigliamo di aspettare quando ci sono delle occasioni e essere consapevoli del prezzo reale, perché purtroppo quando facciamo degli acquisti non è sempre reale il prezzo che ci viene presentato. Questo non vuol dire che c'è l'imbroglio dietro, ma vuol dire che ci si presenta una parte della spesa, poi legata a questa cosa ci sono altre cose che sono legate, e poi vedremo. Quindi ci permette di risparmiare ed essere al sicuro che hai una vera necessità dell'acquisto che vorresti fare quando effettivamente hai veramente bisogno e hai valutato queste cose. Bisogna fare attenzione anche che, come si diceva, tutti i costi siano evidenti. Per esempio, se io compro una casa, che è l'acquisto della vita, il costo che io devo tenere presente non è solamente quanto costa la casa, mettiamo che la casa costi 100.000 euro, poi c'è il notaio, c'è l'agenzia, c'è un'eventuale manutenzione che io devo fare, c'è il condominio, c'è il riscaldamento, cioè ci sono tutta una serie di cose che io dico, metto 100.000 euro e dopo sono a posto. No, ce ne sono tante altre. L'acquisto della macchina, per esempio, è un altro elemento fortissimo. Se la compro nuova, se la compro usata, se la noleggio, devo vedere, devo fare un po' di conti, quindi non solamente su quello che è il prezzo immediato, ma su quello che ci sta intorno. E anche sulle piccole spese, come gli elettrodomestici, devo vedere, c'è un trasporto, c'è lo smaltimento del vecchio frigorifero, per esempio, no? Poi il consumo, scelgo uno che magari mi costa un pelino di più, ma mi consuma meno, investo qualcosina in più perché in teoria dovrebbe durarmi di più. Ecco, tutti questi calcoli vanno fatti perché evidentemente sono importanti. E anche
quando prendo un credito, è importante che io sappia quali sono, oggi li abbiamo sentiti nominare più volte, oggi nel nostro periodo, diciamo, il TAN, il TAEG, cioè quanto costa quel denaro, perché anche il denaro costa. Se io vado a prendere 1.000, 10.000 euro, non devo restituire 1.000 o 10.000 euro, devo restituire quella somma più gli interessi, più l'apertura della pratica, devo sapere se sforo quanto mi viene a costare, in modo che io sono consapevole delle azioni che io poi posso o potrei fare. Diciamo che il consiglio più importante, più bello, è quello che ci davano le nostre nonne, almeno i miei nonni lo dicevano sempre, mi dicevano spendi solo se hai soldi. Prima di fare l'acquisto metti da parte il denaro e poi compra. Non comprare spinto dal desiderio di comprare, tanto poi bene o male li metterò insieme. No, se hai i soldi e la spesa è effettivamente utile, allora falla. Se non hai i soldi invece e sai che devi chiedere aiuto, nel senso che devi far prestare i soldi in qualche modo, devi fare assolutamente attenzione per sapere se la spesa è assolutamente da fare, perché se la posso rimandare la rimando. Devo cercare di capire se posso ridurre quella spesa e che in qualche modo rientri nel mio bilancio. Devo fare attenzione al budget. Per esempio, io prendo dei soldi in prestito, li prendo per 2 anni, per 3 anni, dopo devo sapere che per 2 o 3 anni io avrò in meno nel mio budget i soldi che mensilmente dovrò restituire per questo finanziamento. Quindi bisogna veramente essere consapevoli di quello che si fa. C'è un proverbio molto bello che dice il ricco signoreggia sui poveri e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Questo proverbio è sacrosanto proprio, no? Perché per carità l'usura è veramente una schiavitù al 100%, ma anche il prendere i soldi in prestito in una banca o in una finanziaria regolare è comunque è una forma di schiavitù, nel senso che io sono debitore e fino a quando non ho restituito quei soldi devo restituire qualche cosa. Un'altra cosa che bisogna considerare è che io sono generalmente circondato da un sacco di cose che non sono indispensabili. Ci sono dei detti, Seneca ha scritto, la fame non chiede molto, basta saziarla, del come non si preoccupa troppo. Quindi quando hai fame, veramente fame, allora sì che devi saziarla. Però un altro proverbio biblico dice non t'affannare per diventare ricco, smetti dall'applicarvi la tua intelligenza. E questo ritorna nel tema che abbiamo trattato fin dall'inizio, è che la ricchezza non è un fine. La ricchezza è un metodo che ci permette di poter fare tante cose. E io lo ribadisco sempre, noi, almeno qui in Occidente, siamo ricchi, siamo tutti ricchi, perché ci possiamo permettere tantissime cose. L'ultimo proverbio che mi ricorda che io sono ricco, perché ho tante cose, ma non solo materiali, ho degli affetti, ho delle relazioni, ho una fede, e quindi sono ricco perché metto insieme non solamente un aspetto, ma tutti gli aspetti della mia vita. E c'è un altro proverbio che dice c'è chi fa il ricco e non ha nulla, c'è chi fa il povero e ha dei grandi beni. E anche questo, secondo me, è una massima eccezionale, perché ci sono dei ricchi che, pur avendo tutto, come a volte capita anche a noi, non siamo felici, non siamo sereni, perché vogliamo sempre desiderare. C'è invece chi è povero e in realtà ha dei grandi beni, perché nonostante una povertà apparente è ricco di tante cose.
Ecco, credo che questi consigli possano aiutarci a gestire meglio il nostro bilancio familiare. Grazie, grazie mille Franco per questi consigli. Adesso è arrivato il momento delle vostre domande, le domande di chi ci sta seguendo. Sono già arrivate alcune, le prime domande ci chiedono questo. Nell'ambito del sovraindebitamento, quanto può essere utile un supporto psicologico? E ci chiedono anche se Adventum offre questo tipo di servizio o se conosce dei partner che possono dare anche questo supporto accanto a quello legale e amministrativo. Certamente, a volte c'è bisogno di un supporto psicologico. Noi all'occorrenza abbiamo una psicologa che può intervenire, ci sono anche altre associazioni che lavorano con uno psicologo che è a disposizione, perché effettivamente il dovere ristrutturare la propria vita, il dover a volte fare delle scelte drastiche può mettere in difficoltà la persona o la stessa famiglia, allora c'è bisogno di un sostegno psicologico e sì, effettivamente può accadere anche con noi. Un'altra, intanto ecco, vi abbiamo chiesto prima, no, se vi ricordate, la domanda ci interessa sapere, ecco, non ovviamente i dettagli, ma come gestite i vostri soldi e se magari questi incontri vi hanno chiarito degli aspetti non troppo semplici, degli aspetti non troppo chiari. Ecco, scriveteci, insomma, fateci sapere come va la vostra situazione, se vi trovate bene e se invece non vi trovate bene, se avete dei dubbi. Un'altra domanda, dicevo, i soldi sembrano tirare fuori il meglio è il peggio di noi. Cosa fare quando il denaro a casa arriva soltanto da uno dei due coniugi e magari li vuole gestire come pensa meglio fare? Fra noi ci vogliamo bene, ma quando parliamo di denaro e dei nostri problemi economici la situazione non diventa molto, molto romantica. Certo, abbiamo in qualche modo anticipato questa risposta nella presentazione del bilancio familiare dicendo che sarebbe bene parlarne tutti insieme. Se c'è una sola persona che ha il reddito, a maggior ragione bisogna parlarne insieme, perché tutti devono essere consapevoli che il rubinetto è uno solo e quindi esserne consapevoli vuol dire che tutti quanti, se spendiamo, sappiamo che attingiamo dallo stesso serbatoio, dallo stesso deposito, e quindi dobbiamo farne attenzione. Quando si parla di denaro, effettivamente possono esserci delle difficoltà, ma questo viene fuori soprattutto dal fatto che noi viviamo in una società dove costantemente, si chiama pubblicità sotto varie forme, ci viene incoraggiato l'acquisto, ci viene incoraggiato l'idea di spendere, l'idea di cambiare, per esempio, no? L'idea di rinnovare. E questa idea, soprattutto nei più giovani o nelle persone comunque più abituate a questa idea di rinnovamento, di moderno, di moda, può causare delle gravi difficoltà, perché ci si sente come bloccati. Ah, ma noi non possiamo fare questo. Attenzione, quando si fanno delle scelte è bene farle tutti insieme. C'era la volta scorsa una domanda che diceva: io ho fatto il mutuo e adesso come faccio, che mi chiedono sempre cose. Ecco, se quando hai fatto il mutuo hai coinvolto la tua famiglia e vi siete dette: guardate che se noi facciamo il mutuo vuol dire che dobbiamo tirare fuori tutti i mesi questa cifra, e la tiriamo fuori da questo stipendio, vuol dire che molto probabilmente non potremo andare a mangiare la pizza, non potremo cambiare le scarpe ogni 3 mesi, non potremo fare queste altre cose. In quel momento la consapevolezza è molto utile, perché poi in futuro ritorna come un elemento positivo. Quindi non è che non spendo perché non ho soldi, ho scelto di spendere i miei soldi diversamente e quindi non posso spendere su qualsiasi cosa. Questo è, diciamo, un criterio fisso per qualsiasi tipo di entrata ci sia. Anche se uno ha entrate favolose, è la stessa cosa,
perché il limite c'è sempre tra le entrate e i desideri, anzi più sono le entrate più ci sono i desideri, ci deve essere sempre un bilanciamento tra queste due cose, altrimenti comunque sia si va fuori budget. Chiaro, poi insomma sì, come dicevi tu appunto, si valutano le priorità e insomma si dà il giusto peso a una determinata cosa rispetto a un'altra. Ci arriva una domanda a tema usura: se ci rendiamo conto che qualcuno è vittima di usura, quali sono i consigli che possiamo dare? Cosa fare? È molto semplice, anche se non è molto semplice arrivare alla conclusione. La persona che è vittima di usura ha solo una strada: deve denunciare il suo usuraio. Non ci sono altri sistemi. Fra l'altro, chi denuncia ha a disposizione non solamente un avvocato o una serie di persone che possono aiutarlo, ma ha a disposizione dei fondi per poterlo aiutare non a pagare l'usuraio, ma per venire fuori dalla propria situazione di difficoltà, perché se uno andate a prendere i soldi in prestito da un usuraio è chiaramente in difficoltà. Quindi la cosa migliore da fare è aiutarlo a capire che la persona che gli ha dato quei soldi al 90%, al 95% dei casi non è interessata solo ad avere quei soldi più gli interessi, ma è desiderosa di avere la casa, il negozio, l'attività, di avere molto di più, perché è questo lo scopo, il vero scopo dell'usuraio. Quindi prima ne esce, nonostante che sia faticoso e doloroso, è meglio è. E quindi da solo è molto difficile, perché per uscirne da solo l'unica strada è pagare. Siccome le rate sono sproporzionate, a qualsiasi livello sono sproporzionate, l'unica strada vera e sicura è quella della denuncia. Grazie. E ricordiamo anche un numero verde attivo, Franco, l'Helpline Usura, di cui certo. Dentum collabora per la gestione insieme all'ambulatorio Antiusura Onlus. E il numero è questo: 800 810 123. Potete chiamare e c'è un supporto legale gratuito che può aiutarvi a gestire la situazione che state vivendo, o potete passare questo numero se conoscete qualcuno che sta vivendo questa situazione. Un'altra domanda: mio marito ed io non troviamo un punto di incontro nel coinvolgere tutta la famiglia nella problematica finanziaria che stiamo vivendo. Come potrei gestire la cosa? Ritengo importante coinvolgere tutti, anche se i figli non sono ancora degli adulti. Non pensi sia giusto insegnare la gestione del denaro soprattutto ai figli? In parte hai già risposto, però sostanzialmente quali possono essere i consigli per far capire al partner che è importante gestire insieme le finanze? Allora, io ho già detto anche in altre puntate che secondo me dai 6, 7, 8 anni in su è bene condividere, evidentemente con discorsi comprensibili a quest'età, no? Ma già anche più nell'adolescenza si può parlare apertamente proprio di tutto. Credo che che poi anche qui non è che io ho tutte le risposte, ma uno dei consigli che si possono dare è quello di rendersi conto che è meglio prevenire che curare. Allora, noi capitano spesso delle persone che si sono trovate in difficoltà per momenti difficili della loro vita, una malattia, la perdita del lavoro, un incidente che ha provocato un esborso straordinario, un problema alla casa che si è dovuto aggiustare qualcosa e quindi sono venute fuori delle spese straordinarie. Su tutte queste cose è molto difficile essere preparati. Quindi più se ne parla e più si cerca di fare prevenzione in famiglia, e meglio è. Questo non vuol dire che debba accadere, ma partendo da questa idea che può accadere e accade anche ad altri, ragionandone insieme, questo può essere utile per dire noi come ci comporteremmo, e ci si rende conto che a volte ci sono delle soluzioni facili, a volte no, e parlandone comunque si parla del bilancio, quindi creare dei casi e poi venire a parlarne.
Grazie. Ci chiedono cosa fare se un membro della famiglia è sovraindebitato e chiede continuamente un aiuto economico. Se non lo faccio mi sento in colpa, ci scrivono. Allora, attenzione, se una persona, membro della famiglia, è sovraindebitato e chiede costantemente i soldi, è molto probabile che sia un giocatore d'azzardo. È molto probabile, a meno che non sia un piccolo imprenditore, ma in questo caso è possibile che sia già caduto in mano agli usurai. Quindi in ogni caso sono allarmi molto forti. È fondamentale parlarne con questa persona, non facendo sentire il giudizio, su questa situazione, ma al contrario, proponendo, è meglio che affrontiamo la situazione in due piuttosto che tu la debba affrontare da solo. E più nega il desiderio di esporre il problema, più insistere e comunque ad un certo punto bloccare l'uscita del denaro se è possibile. Abbiamo decine di esperienze di giocatori d'azzardo che fino a quando non è capitato qualcosa di veramente difficile, di tragico dal punto di vista economico, non hanno avuto il coraggio di parlarne perché si vergognano, Certo. perché sanno perfettamente che hanno sbagliato e dall'altra parte perché sono convinti, questo è il giocatore d'azzardo, che prima o poi faranno il colpaccio e riusciranno a pagare tutti i debiti. Siccome questo accade non raramente, di più, molto rara, in maniera quasi impossibile da realizzarsi, è bene stare vicino a questa persona e se non vuole a tutti i costi parlarne, è meglio andare in banca, se si ha la doppia firma, parlare con la banca, farsi vedere un estratto conto e vedere se effettivamente, per esempio, è già in rosso. Andare avanti e non fermarsi perché prima si arriva e meno danni si riescono a e più danni si riescono a recuperare. Certo, a proposito di questo ricordiamo il progetto del portale web se questo è un gioco.org che appunto cerca di aiutare i ludopatici o i giocatori diciamo assidui di d'azzardo online in presenza appunto a prendere consapevolezza dei veri rischi di cosa c'è dietro i vari tipi di gioco dalle slot ai videopoker, ai videolottery, insomma ci sono tante informazioni e anche la mappatura nazionale dei servizi territoriali che fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, quindi servizi gratuiti per aiutare chi soffre di questo tipo di dipendenza da gioco d'azzardo. Quindi visitate il sito www.sequestoeungioco.org. Credo non ci siano più domande, abbiamo Allora due. aggiungo una cosa io, se è possibile, a proposito dell'usura. A volte capita che la persona che ci ha prestato dei soldi, che ho capito dopo che è un'usura, perché inizialmente mi sento che sia un amico, una persona che mi è vicino, sia una persona molto vicina. Ci è capitato che fosse il genero, scusate, il suocero, il genero veniva a denunciare, il suocero della persona che ha usurato il genero. Guardate che non è una cosa, è successa, eh? Persone che erano talmente vicine che erano legate anche spiritualmente alla persona e quindi la persona che è usurata ha vergogna, si ritiene perché dice: ma come? Ma questa persona è vicino a me, che ne so, passiamo le feste insieme, come faccio io a denunciarla? Ecco, dobbiamo avere il coraggio di farlo perché chiunque presta dei soldi a tassi assolutamente sproporzionati, tassi normali, allora, le persone tra di noi non ci possiamo prestare i soldi, ma un amico lo si può fare. Ma se mi presta 1.000 euro, io gli do 1.000 euro e poi gli regalo una scatola di cioccolatini, lo invito a cena. Questo è quello che si può fare come riconoscenza. Ma se quello mi chiede per 1.000 euro, 100 euro al mese di interessi,
fino a quando non gli ho ridato i 1.000 euro, perché questo è il caso che vi dicevo poco fa era di 2.000 euro. 2.000 euro e la persona gli chiedeva 200 euro al mese e lui ha restituito 200 euro al mese e quando sono passati 10 mesi era convinto di aver pagato il debito e quello gli ha detto no, no, questi erano gli interessi, adesso mi devi dare 2.000 euro che ti ho prestato, questa è l'usura. Solo che la consapevolezza avviene piano piano. Allora, appena io me ne rendo conto, quando gli do i 200 euro, gli dico, ma allora adesso te ne devo 1.800, dopo te ne devo... E capisco bene il meccanismo. Se è un meccanismo ad usura, glielo dico e gli dico, guarda, io ti denuncio. E si incomincia a ragionare. Può darsi per piccolissime cifre si riesca a rientrare velocemente, ma se sono grosse cifre, 7, 8, 10 mila euro in su, vedrete purtroppo che non c'è strada se non la denuncia. Grazie. Prima di salutarci abbiamo un altro approfondimento che riguarda un po' l'arte, la relazione che c'è tra l'arte e il denaro a cura di Ilaria Di Fido, che è una guida turistica, un'esperta di storia dell'arte. Guardiamola insieme e poi ci salutiamo. Oggi vi parlo di un artista molto conosciuto e molto vicino a noi nel tempo. Stiamo parlando di Andy Warhol, che appartiene alla corrente della pop art. Pop significa popular, popolare, cioè con un modo di costruire le immagini che arrivino direttamente alle persone comuni, sia per quello che viene rappresentato che anche per il messaggio. Andy Warhol ha riflettuto a più riprese sul tema del denaro all'inizio della sua carriera e anche poi più avanti. Per lui il denaro ha sempre avuto un fascino particolare perché è cresciuto in una famiglia povera a Pittsburgh e quindi è una cosa che lo attrae moltissimo. Vi leggo quello che è un po' la sua filosofia, quello che lui pensa riguardo il denaro e riguardo anche quello che lui ha analizzato di più, che è la cultura americana. Lui scrive così: comprare è molto più americano che pensare, e io sono molto americano in questo. In Europa e in Oriente la gente ama commerciare, mentre gli americani non sono così interessati a vendere, infatti preferiscono più buttare via le cose piuttosto che vendere. Quello che amano veramente è comprare, quindi utilizzare il denaro per comprare gente, comprare denaro e comprare paesi. Questo è quello che scrive lui. E partendo proprio da questo pensiero, quando un'amica gli consiglia di rappresentare ciò che lui ama di più e veramente, Andy Warhol comincia a riflettere e utilizzare il denaro, il dollaro, come soggetto delle proprie opere. Quindi vediamo come Andy Warhol all'inizio degli anni 60 faccia proprio una riflessione sul rapporto fra il denaro e l'arte, in particolare sul lusso, sulla ricchezza, e con l'intento anche di mettere un po' a nudo quello che è il business dell'arte intesa come merce. E capiamo questa cosa soprattutto se pensiamo al fatto che una delle sue prime opere, dove viene rappresentato un biglietto da un dollaro, è stato venduto di recente a un collezionista privato a Londra per all'incirca 33 milioni di sterline. Ma oltre a questa riflessione sull'arte e sul denaro, c'è anche qualcosa di più. Quello su cui riflette Warhol all'inizio degli anni Ottanta è sempre la banconota che viene ripresa insieme al simbolo del dollaro, quindi la S, ma viene riprodotta in maniera seriale, quindi ripetuta in maniera appunto seriale lo stesso oggetto. C'è un'opera in cui viene ripetuto proprio il biglietto del dollaro per 192 volte.
Questo è un espediente che Andy Warhol utilizza spesso e serve per privare di significato l'oggetto, in questo caso la banconota da dollaro, e gli dà una nuova identità come modulo ripetuto all'infinito. In questo è bravissimo Andy Warhol perché riesce a creare ogni volta variazioni dello stesso tema. Abbiamo in mente quello che fa con l'immagine di un'icona americana che è Marilyn Monroe, quindi cambiando i colori, ma il soggetto rappresentato è sempre lo stesso. La stessa cosa la fa con il simbolo del dollaro. Se leggiamo quest'opera di Warhol all'interno del contesto storico, risulta anche un po' ironico, nel senso che alla fine degli anni 70, all'inizio degli 80, in America si assiste a una crisi economica a causa della rivoluzione iraniana che porta all'aumento dei prezzi del petrolio. Questo poi a catena porterà tutta una serie di eventi che portano poi alla crisi. E questa riflessione di Andy Warhol proprio sul ruolo del denaro, del dollaro, ci permette di capire come lui sia stato un grande conoscitore del proprio tempo e sia stato in grado attraverso le sue opere d'arte di leggere la storia e la propria epoca. Grazie, ringraziamo Ilaria Di Fidio per questo interessante approfondimento. Franco, siamo giunti alla fine, saluti, anche questo appunto abbiamo detto all'inizio è l'ultima puntata e sono doverosi dei ringraziamenti, l'abbiamo fatto anche le volte scorse, lo rifacciamo in modo particolare questa sera, ringraziamo intanto voi che ci avete seguito per questi 4 incontri, ringraziamo al Dipartimento Ministeri Personali e Scuola del Sabato della Chiesa Adventista per aver coinvolto la Fondazione Adventum e i Ministeri per la Gestione Cristiana della Vita. Ringraziamo la parte tecnica, la gestione delle varie dirette, quindi OpMed in modo particolare nella persona di Vincenzo Annunziata. Ringraziamo tutti quelli che hanno realizzato i preziosi contributi video, quindi il pastore Giuseppe Cupertino, Tamara Pispisa, Annalisa Campagni, Simone Venuti, Ilaria Di Fidio, che veramente hanno arricchito questi 4 incontri. Per il montaggio dei video ringraziamo Daniel Vele e per la gestione della chat e delle varie domande ringraziamo Ciro Magnano, Maria Rosa Cavalieri che in tutte le serate ci hanno dato un supporto in questo. E Franco, per ultimo, ma non ovviamente meno importante, ringrazio te per gli interessanti spunti e le riflessioni, veramente. Io ringrazio te per la bella collaborazione, per il piacere e tutti quanti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte queste puntate su media.it o su adventum.org e se volete approfondire tematiche del genere potete visitare il sito appunto adventum.org o scriverci alla nostra mail info@adventum.org. Credo di aver detto tutto, seguite anche i nostri social, siamo su Facebook, su Twitter, su YouTube, trovate i vari approfondimenti che avete visto. Veramente è veramente tutto, vi salutiamo e vi ringraziamo ancora una volta per averci seguiti e speriamo di rincontrarci presto tutti insieme per continuare a parlare di questi temi. Ciao a tutti e buona serata. Ciao, buona serata.